Quando è che si decide a venire questa? Posso mica buttare tutto il pomeriggio qua dentro, Mi penso di sapere perché ci ha chiamato, sai? Per io. giovedì scorso. Il discorso? Giovedì scorso. Che è successo il discorso? L'uscita di scuola. Dai, nella tua macchina, mentre aspettavamo mio figlio e il tuo. Ah! E beh. Magari ci ha visti. Lei, la E chi? preside. Ma no. No, perché no? Ma che, figurati. Poi quando? Giovedì, ma perché mai saremo qui, io e Quindi tu pensi che qualcuno ci abbia visto? te? No, qualcuno, lei. Ma nessun altro. Lei sì, però. Pensi male, ti sbagli. A parte che con le macchine non è successo niente. Perché ci avrebbe convocato allora? Io e te? Nessun altro? Allora, tu sei salita nella mia macchina per caricare il cellulare. Se lei vuole questo, noi le diciamo quello che è successo, le diciamo la verità. Perché questo è successo e questa è la verità. Io mi arrabbierò, tu ti arrabbierai. Me lo devi promettere. Guardami, lo devi fare. Lo devi fare. Poi ti devi arrabbiare, ma non ti devi fare innervosire. Quella donna, la preside. Che cosa ha visto? Che ha creduto di vedere? Che ne so, ma vorrà farci ragionare, magari. Ma su cosa? Ma io faccio quello che mi pare. A parte che poi non ho fatto niente. Niente. Penserà al tuo matrimonio, a mio figlio, al tuo, che ne so. Ma pensasse ai suoi. Non si azzardasse, forse ai affari nostri. Giovedì scorso. Ma io me lo sentivo, guarda, non lo sapevo. Basta questo giovedì scorso. Allora, il cellulare era scarico. Tu sei salita in macchina per caricarlo, al punto giusto, fine. Che cosa ha creduto di vedere? Anzi, perché ha creduto di vederlo? È qui che ci dobbiamo concentrare. Questa donna ha un problema di sfiducia, di malizia, di proiezione. E se ne avesse parlato con tua moglie? Che cosa? E perché avrebbe dovuto farlo? Sono amiche, no? No, non sono amiche, no. Vanno solo dallo stesso medico di base. Ecco, lo vedi, il medico. Questa donna non sta bene. Questa donna vede cose che non esistono. Vive di congiure, di segreti. Sai come si chiama questo? Paranoia. Va aiutata. Ma chi, tua moglie o la preside? Entrambe.